fa notizia Electrolux perché è una grossa azienda, però vi assicuro che molte aziende che non vengono, non sono conosciute al pubblico stanno soffrendo moltissimo. Gli imprenditori non hanno dubbi, dagli industriali agli artigiani, il mondo produttivo della marca ritiene che il caso Electrolux non sia che il primo e il più eclatante di una lunga serie. Il gigante del freddo ha annunciato lo stop produttivo per alcuni giorni negli stabilimenti di Susegana e Porcia. Carenza di materie prime e calo delle vendite che, sommate al caro energia, rischiano, secondo gli imprenditori, di causare la tempesta perfetta. Se il conflitto in Ucraina non si risolverà entro 3 mesi, un'azienda su quattro rischia di dover stoppare la produzione. Ha detto 2 giorni fa il presidente di Assindustria Veneto Centro davanti alla presidente del Senato Casellati, una situazione che preoccupa anche i sindacati che accolgono l'appello a lavorare insieme, ma si rammaricano di non essere nemmeno stati invitati all'incontro a Palazzo dei 300. Devo fare un po' di polemica perché, ad esempio, a quell'incontro con lo Stato ai massimi livelli, il sindacato non è stato neanche invitato, per cui avevamo magari la possibilità di dire anche la nostra. Dopodiché, ripeto, noi rispetto anche al dialogo col governo, anche a livello nazionale, abbiamo chiesto e ottenuto che ci fosse una tassazione ulteriore alle aziende che hanno appunto fatto profitto, tipo le aziende che stanno come dire, trattando l'energia. E la CGIL lancia un appello al mondo delle imprese e delle istituzioni. Se ci mettiamo assieme, proviamo a fare forza comune, magari riusciamo a sfondare anche il muro dell'indifferenza o delle priorità, perché non credo dopo alla fine che chi governa sia indifferente, ma magari mette davanti altre priorità. Rispetto a questo, sarebbe opportuno che ci si parlasse e non che si leggesse il giorno dopo sul giornale che cos'è successo e cosa si sono detti agli incontri.